Voglio una casa per tanta gente, la voglio solida. Amarcanto è un gruppo vocale e strumentale che da diversi anni è al lavoro per disegnare un repertorio variopinto che spazia dalla musica antica al canto popolare internazionale. Abitare sotto a quel tetto. Negli ultimi anni l'incontro col maestro Ambrogio Sparagna e con l'Orchestra Popolare dell'Auditorium Parco della Musica di Roma ci ha trascinato nel mondo della canzone popolare italiana. Con Ambrogio Sparagna abbiamo avuto diverse collaborazioni, fra cui il concerto Vola Vola con la partecipazione di Francesco De Gregori, e diverse volte siamo andati al Ravenna Festival e prossimamente ancora con Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo. Le canzoni di Amarcanto sono un mosaico di ballate, ritmi e canti che accompagnano lo spettatore in una sorta di viaggio attraverso tanti paesi del mondo, in una unità di temi che costituiscono poi i nostri progetti. I progetti che in questo momento abbiamo in piedi sono il concerto Donne, la musica è viva, che è uno spaccato sulla donna e sull'amore in tutte le sue sfaccettature. Poi lo spettacolo García Lorca, Canti e racconti d'amore, che ha debuttato per la regia di Franco Palmieri e che miscela teatro, canto e musica. E infine il concerto Campo di Stelle, che nasce da Compostela, dal Cammino di Santiago, e che racchiude repertori religiosi di musica popolare e di musica antica. I luoghi che accolgono le nostre esibizioni sono essenzialmente i teatri, le dimore antiche e le chiese.